Quando si avvicina il momento dell'anno in cui progettare le vacanze, i viaggi, quando si sogna di visitare questo o quel posto del mondo, potrebbe esservi capitato di pensare: vorrei fare un viaggio in America, vorrei andare negli Stati Uniti, ma si fa presto a dire: vorrei andare in America. Dove di preciso? The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Buongiorno e benvenuti a un nuovo video. Avete già fatto l'iscrizione al canale, così tutte le volte che esce un nuovo video non dovete venirlo a scoprire da me sui social o per caso, ma ricevete una notifica. Se non l'avete già fatto, fatelo. Oggi parliamo di viaggiare negli Stati Uniti, soprattutto nel senso di dove andare negli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti sono un paese grandissimo, grande 33 volte l'Italia. Perché si fa presto appunto a dire andare in America? Le opzioni sono moltissime, molto diverse tra loro e quindi sia che siete già stati negli Stati Uniti, sia che dovete ancora andarci e magari volete progettare un viaggio, può esservi utile sapere quali sono le principali opzioni a vostra disposizione. Partiamo dalle cose semplici. Se non siete mai stati negli Stati Uniti, ma direi anche se ci siete stati, ma non siete stati a New York, il mio consiglio è andare a New York. Non perché sia il posto migliore per capire l'America, non perché sia il posto più importante d'America, ma perché New York è New York, è una delle città, se non la città al mondo, che ti dà più la sensazione di essere appunto al centro del pianeta, uno dei posti più diversi, più vivaci, più ricchi di storia, di cultura, più influenti. Insomma, non devo raccontarvi perché New York è New York, no? Se non ci siete mai stati, andate a New York. Peraltro, New York è anche un ottimo viaggio per chi va in America per la prima volta. È un ottimo primo approccio con gli Stati Uniti, un po' perché è un posto stravisitato e straabituato ad accogliere persone da ogni parte del mondo, turisti da ogni parte del mondo, un po' perché lo conosciamo già, anche se non ci siamo già andati, ma direi che di tutte queste cose parliamo magari in un futuro video su viaggiare a New York. Ma ecco, togliamo intanto dalla lista forse l'elemento più ingombrante. Vale la pena andare a New York? Se non l'avete mai fatto, fatelo. Come New York, un'altra destinazione interessante per un viaggio negli Stati Uniti, anche per un primo viaggio negli Stati Uniti, sono le città americane, alcune città americane in particolare. Perché le città americane non sono tutte uguali, ovviamente, e soprattutto soltanto alcune città sono città in cui valga effettivamente la pena spendere del tempo da turisti, cioè passeggiando per le strade, visitando quel museo o quell'attrazione, quella piazza, non perché non ci siano musei locali, attrazioni di vario tipo in tantissime città americane, ma per esempio, quando noi andiamo in una città che non conosciamo, in Italia ma anche in Europa, dov'è che ci dirigiamo anche un po' istintivamente pensando che troveremo le cose più interessanti? In centro. Le città europee, le città italiane sono innanzitutto città di centri storici, centri finanziari. Negli Stati Uniti quel centro che si chiama downtown è molto spesso fatto da uffici, non c'è niente da vedere, non c'è niente di particolarmente interessante da fare, salvo che appunto in alcune città. New York sicuramente, San Francisco la metterei anche tra queste, Chicago, Boston, Washington DC, Philadelphia, Seattle, New Orleans anche, ce ne sarà anche qualcun'altra, ma queste sono le città secondo me in cui può essere interessante andare anche senza macchina, senza noleggiare un'auto e fare i turisti restando all'interno della città, avendo abbastanza cosa da fare, cosa da vedere per qualche giorno, per una settimana direi, forse nel caso delle città più grandi tra queste, per le altre 3, 4, 5 giorni. C'è tutto un altro campionato di città americane che sono interessanti da visitare, ma in cui vi serve necessariamente un'automobile se volete davvero goderne. Parlo per esempio di Los Angeles su tutte, parlo di Austin, parlo di Miami. C'è tutto un altro pezzo d'America e di città americane che appunto a downtown non hanno granché, hanno molto magari intorno, ma che sono adatte da visitare non tanto col viaggio vado in città e poi mi muovo lì attorno, ma col classico viaggio on the road. Una volta che abbiamo sdoganato il noleggio di un'auto e quindi superata la prima fase, quella di New York e delle città che si possono visitare senza auto, superata anche la seconda fase, quella di Los Angeles e delle città che richiedono un'auto per essere visitata,
il format forse più americano che ci sia quando si parla di viaggi è quella del viaggio in macchina. È quella del viaggio nella dimensione più americana che ci sia per gli americani stessi, e quindi comporta di solito scegliere un punto di partenza, un punto di arrivo che può anche coincidere col punto di partenza, e in mezzo vedere quante più cose possibili, spostandosi ogni giorno e facendo esperienza quindi anche del viaggio non solo come il tempo che passa e lo spazio che passa dal punto A al punto B, in cui ci si annoia, in cui si dorme, in cui insomma sarebbe bello arrivare, quando è che si arriva, ma in cui vediamo un pezzo dell'America, del posto che stiamo visitando. Il viaggio in sé diventa un momento centrale della nostra esperienza e non solo il momento in cui arriviamo. E quali zone d'America si possono vedere viaggiando in macchina? Dovessi farvi un elenco qui, praticamente il video durerebbe 97 giorni. Però non posso essere esaustivo, ma vi racconto secondo me quali sono alcune delle zone più interessanti da visitare in auto negli Stati Uniti. La California, non è che devo dirvelo io, ma la California è un posto stravisitato e forse il giro più bello e completo che si possa fare è quello sulla cosiddetta Highway 1, che è una grande autostrada che collega San Francisco e Los Angeles, poi si allunga anche un po' a nord e a sud e costeggia l'oceano. Non è la strada più breve per fare questo percorso, ma è anche di gran lunga la più bella, è considerata una delle strade più meravigliose del mondo. Partite da San Francisco, passate da Monterey, passate da Carmel, passate da Big Sur, passate poi da Santa Barbara, da Malibu, tutta la zona anche centrale della California che non è male, tutto sempre con l'oceano Pacifico da una parte e una natura meravigliosa dall'altra. Strada pazzesca, nel frattempo appunto una tappa dopo l'altra scoprite anche un po' di una California leggermente meno battuta rispetto alle grandissime città. Io non ti ho mai offerto nemmeno un bicchiere d'acqua, puoi un bicchiere d'acqua? No. Nel caso dove... Quando parliamo però di America da visitare in macchina, forse la prima cosa che vi è venuta in mente, o se non la prima la seconda, è la famosissima Route 66. Questa strada storica che collega Chicago a Santa Monica, che oggi non è più una strada, ma sono tante interstatali collegate tra loro, che è marcata da una serie di segnali che vi permettono appunto di sapere che vi trovate sulla Route 66 o su quel percorso, è una strada oggi molto turistica, un po' inflazionata. Questo non vuol dire che non possa essere interessante fare questo viaggio, perché è interessante vedere anche come gli americani si propongono ai turisti o cercano di attirarli, è molto rivelatorio per certi versi, ma poi soprattutto è una strada che non appena fate una piccola deviazione, e questo è il consiglio che io vi do se fate la Route 66, continua a mostrare dei pezzi di America rurale, dei pezzi di America vera, come si dice, autentica, non è meno vera di New York che è America vera anche a modo suo, ma ecco un pezzo di America che non vediamo molto spesso nei film, nelle serie TV, nemmeno sui social. Per cui Route 66, Chicago, Santa Monica, molto consigliata a costo di fare qualche deviazione. Un altro posto pazzesco da visitare negli Stati Uniti e attorno a cui magari costruire un viaggio sulla strada è il Grand Canyon, che si trova in Arizona. Posto incredibile, anche perché non è il Grand Canyon, cioè questo enorme, dire poco, crepaccio, mi sentisse qualcuno, ma avete capito. Ma tutto il parco che c'è intorno, la natura davvero incontaminata in moltissimi casi, un approccio anche alla conservazione della natura diverso dal nostro, moltissimi animali, insomma c'è da passarci probabilmente una settimana al Grand Canyon vedendo ogni giorno cose diverse, e già che siete lì io vi consiglio un viaggio che ruoti intorno all'Arizona dove si trova il Grand Canyon, perché la strada che va da Phoenix, che è il capoluogo dello stato, fino al Grand Canyon di fatto, che va verso nord, è una strada incredibile in cui il paesaggio cambia ogni 20 minuti e si va dal deserto alle montagne innevate davvero nell'arco di una o due ore. In mezzo c'è Flagstaff, che è molto carina, città su questa strada, ma in mezzo c'è la Monument Valley, uno dei posti per me più incredibili che abbia visto negli Stati Uniti. In mezzo c'è Horseshoe Bend. In mezzo c'è l'Antelope Canyon, sono posti i cui nomi magari non vi dicono granché, ma che conoscete perché sono i posti degli sfondi del desktop. Sedona, le montagne rosse di Sedona, li avete visti mille volte perché sono, sapete quelle fotografie appunto da sfondo del desktop? Lì li potete vedere davvero. Io una volta ho fatto un viaggio, per chi di voi volesse prendere ispirazione, partendo da Los Angeles, andando verso la parte diciamo interna della California, facendo il Parco Nazionale Joshua Tree, entrando in Arizona, arrivando a Phoenix, salendo poi verso su questa strada favolosa che porta verso Flagstaff e poi la Monument Valley e poi il Bryce Canyon, l'Antelope Canyon, il Grand Canyon appunto e quindi Page,
Da lì andare giù verso Las Vegas, dove passare una serata è sempre molto divertente, mai più di una. Però poi Palm Springs, un pezzo di deserto del Mojave e poi di nuovo Los Angeles. Una specie di anello, guidando parecchio, ma che mi permette di vedere una parte importante del sud della California e l'Arizona e il Grand Canyon, che sono davvero una roba che una volta nella vita io vi consiglio di andare a vedere. Già che parliamo di Grand Canyon, aggiungo soltanto, ma non serve che ve lo dica io, che ci sono tantissimi altri parchi nazionali che ha senso visitare: Yosemite, Joshua Tree lo citavo poco fa, la Death Valley, la foresta di sequoie in California, il parco Big Bend che sta in Texas, i parchi nazionali che stanno in Alaska, ma dell'Alaska parliamo tra un attimo. La natura degli Stati Uniti, soprattutto nell'ovest, è una natura, penso al Montana, penso a Yellowstone, penso all'Idaho, penso allo Wyoming, è una natura particolarmente dura, particolarmente estrema, ma per questo molto affascinante. Altri viaggi potenzialmente interessanti: il Texas, ma su questo vi rimando al video sul Texas che abbiamo già pubblicato, lo andate a trovare sul canale. Soprattutto il Texas nella zona che sta tra Austin, Dallas, secondo me è abbastanza evitabile sul piano turistico, a meno che non siate degli appassionati di storia e vi appassiona per esempio l'omicidio Kennedy e tutte quelle vicende lì, allora sì. Se no, secondo me, da Dallas in giù verso Austin, verso San Antonio, quella è la parte migliore del Texas, la cosiddetta Hill Country, la parte migliore da visitare naturalmente. Altra zona interessante, ottima per un viaggio da fare in macchina, tutto il profondo sud che sta invece a est, e quindi la Georgia, quindi l'Alabama. Non c'è soltanto moltissima storia americana in questi stati, il Mississippi, la Louisiana, storia perché quella è la zona della schiavitù, quella è la zona dei secessionisti, quella è la zona del Ku Klux Klan, ma è anche una regione importantissima sul piano culturale, musicale per esempio. Se si parla di posti come New Orleans, appunto, se si parla di Nashville, se si parla di Memphis, tutte città che potete toccare facendo un viaggio in macchina in quelle zone lì, si parla dei luoghi in cui sono nati il jazz, dei luoghi in cui è nata la musica country, di luoghi che ancora oggi definiscono un pezzo dell'immaginario americano, sicuramente certo novecentesco rispetto al periodo che viviamo adesso, ma ancora molto vivace, che ha ancora delle cose da dire e che spesso è differente da come lo vediamo magari rappresentato nei biopic delle star, nei film che raccontano la storia del passato. Prima di chiudere segnalandovi qualche altra regione interessante da visitare in macchina, voglio proporvi un viaggio. Mi piace questa modalità agenzia di viaggi. Voglio proporvi un viaggio diverso da quelli che vi ho raccontato fin qui. Non voglio rubare il mestiere a tutti i travel blogger e content creator che si occupano di viaggi, Io non sono un esperto, ma per la mia esperienza queste zone sono molto interessanti e questo viaggio che si fa in treno è una delle esperienze più speciali che si possa fare negli Stati Uniti. È un treno che si chiama Zaffiro, che è gestito dalla compagnia federale che si occupa dei treni ad alta velocità, che si chiama Amtrak, ma è un treno panoramico che fa un percorso tra Chicago e San Francisco su delle carrozze che sono quasi completamente fatte di finestrino, insomma si può vedere fuori benissimo, e questo treno con delle poltrone rivolte verso le finestre fa un viaggio, quel viaggio che vi dicevo prima, che dura 2 giorni, 50 ore, e durante questi 2 giorni permette di attraversare e di osservare un gran pezzo centrale dell'America, il pezzo da cui passano i treni, e anche un pezzo di America in cui non sempre si può andare in macchina, è un pezzo fatto di campi sterminati, di paesaggi che cambiano in continuazione, di un pezzo di America che gli americani stessi non sempre conoscono bene. Questo treno Zephyr, trovate tutte le informazioni online cercando su Google facilmente, è un po' costoso, è un'esperienza che in generale non è detto che sia per tutti, perché non tutti vogliono passare 2 giorni in un treno, per quanto confortevole sia questo treno, ma è davvero una esperienza speciale, e se siete nel mood di fare un viaggio un po' meno faticoso rispetto a guidare, e che duri anche di meno perché dura soltanto 2 giorni, magari per spostarvi dalla zona centrale dell'America verso l'ovest, il treno Zephyr è da me consigliato. Vi dicevo che vi avrei lasciati con qualche altro spunto. Il New England è sicuramente uno di questi, l'America forse più vecchia, quella che ha più storia, è un'America più tranquilla, un'America più di provincia, meno di cambiamenti impetuosi e anche meno di grandi città. Certo, c'è Boston naturalmente nel New England, ma ci sono soprattutto molti piccoli comuni, piccole città, sia in New Hampshire che in Massachusetts, che in Vermont, che in Maine. Sono luoghi deliziosi in cui l'inverno però è molto 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 rigido, fatemi dire molto un'altra volta, e che quindi si prestano a un viaggio soprattutto in estate. Lo stesso vale per la regione dei Grandi Laghi, se volete visitarla, la regione che sta tra il Michigan, l'Illinois, il Wisconsin. Bene,
un viaggio di un'America, diciamo, meno spumeggiante, ma comunque interessante, da fare in estate per forza. Lo stesso vale per l'Alaska, che forse in termini di quoziente di difficoltà è un viaggio per chi è già stato in America qualche volta. La natura è pazzesca. Ci sono, credo, i 3 parchi nazionali più grandi d'America in Alaska. È un viaggio però che comporta viaggiare molto in macchina, non avere tutti gli agi che si possono avere in una città come Chicago, come Los Angeles, sul piano dell'ospitalità per esempio, ma anche quello è un posto unico negli Stati Uniti. Lo stesso vale per le Hawaii, in cui è consigliabile andare non solo e non tanto per fare il bagno naturalmente, ma anche per la natura delle Hawaii, che è una natura molto speciale. Mancano un sacco di altri posti che avrebbe senso vedere negli Stati Uniti, per cui se siete come me appassionati di vederne un pezzo dopo l'altro, potete progettare vacanze praticamente per 10 anni senza andare mai 2 volte nello stesso posto. Però ci siamo dimenticati, abbiamo tralasciato tutta una parte che sta in mezzo all'America. Abbiamo parlato molto delle coste, del sud, del nord. In mezzo c'è quella che gli americani stessi chiamano flyover country, e cioè quella parte del territorio sopra cui si passa in aereo per andare da una parte all'altra. Flyover, questo vuol dire un pezzo d'America che è considerato così poco interessante, bisogna dire che è anche in larghissima parte vuoto, che l'unica cosa che si può fare è volarci sopra. Ora, lì dentro non c'è quello che troverete a Chicago, a New York, a Los Angeles, nei grandi parchi. C'è effettivamente strada per centinaia di chilometri, città indistinguibili l'una dall'altra, non sono posti particolarmente ricchi di attrazioni per un turista europeo che vuole riempire la sua giornata di 4, 5, 6 cose notevoli e poi il giorno dopo ricominciare. Ma se siete nel mood di un viaggio che sia fatto meno di visitare e più di osservare, più di stare, del passare una giornata magari anche solo seduto in una caffetteria a leggere, a scrivere, a osservare quello che avete intorno, posti molto tranquilli per viaggi, diciamo, più meditativi che esplorativi, ecco, la parte centrale dell'America, il Kansas, il Missouri, l'Oklahoma, ma anche andando verso su, l'Iowa, sono posti che qualcosa raccontano. Se poi come me volete anche conoscere un po' gli americani, oltre che conoscere l'America, questi posti dicono molto di chi sono gli statunitensi, a costo di andare lì e attaccare bottone. Se state soltanto per i fatti vostri, non capite moltissimo. Non so se questo video possa esservi già stato utile per progettare delle vacanze per quest'estate, perché temo che sia troppo tardi, ma magari sarà utile per progettare una vacanza l'anno prossimo, anche soltanto per sognarla. L'America, sapere che l'America si trova lì, a un volo di distanza, ha anche avuto nella storia questo effetto su di noi, no? Su di noi da questa parte. Anche quando non sappiamo come andare, anche quando non ci andiamo, sappiamo che è lì, e sognarla ci fa stare bene anche soltanto guardando un video come questo, forse, lo spero. Se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto sognare un pezzo d'America che non conoscevate, se vi ha fatto progettare magari un viaggio, fatemelo sapere nei commenti. Se avete dritte da aggiungere sui posti di cui vi ho parlato, o anche su altri che ho clamorosamente dimenticato, cosa che sicuramente è accaduta, fatelo nei commenti. Se poi magari tra qualche mese andate effettivamente in uno di questi posti e l'idea vi era venuta da questo video, fatemelo sapere se è andata bene, se è andata male invece no. Ciao!